Di Mattia, oggi siete in consiglio regionale per presentare delle proposte che riguardano il comparto della ristorazione, ma siete pronti anche ad andare davanti al TAR per far valere i vostri diritti? Ma io direi che siamo, diciamo, ad un confronto con le istituzioni, un confronto dovuto dopo un anno dalla prima chiusura. Credo che sia il momento, appunto, di fermarsi un attimo e di riflettere. La nostra azione è abbastanza complessa e strutturata, nel senso che c'è una parte di approfondimento su quanto è stato fatto anche nelle sedi, diciamo, giuridiche, con il ricorso al TAR e il ricorso in sede civile, per valutare se tutto ciò che è stato fatto è corretto o eventualmente migliorabile, e continuiamo, come già fatto in passato, il confronto con le istituzioni. Crediamo, appunto, di poter dare dei suggerimenti per superare uno stato di crisi troppo difficile, troppo duro da sostenere. Ma in generale il ritorno alla zona arancione non è una bella notizia per nessuno, e i ristoratori partecipano di questa grande preoccupazione che investe le famiglie, anche le famiglie dei ristoratori, dei nostri collaboratori, come tutta la società civile. I ristoratori sono decisi ad andare avanti, vogliono tornare a lavorare, c'è anche questo ricorso al TAR, dunque rivolgersi anche alla magistratura amministrativa. I ricorsi sono due: uno dinanzi al TAR Lazio per contestare appunto la legittimità del DPCM, e l'altro al Tribunale Civile dell'Aquila, perché collegato all'impugnazione del DPCM i ristoratori chiedono anche che lo Stato si faccia carico della loro grave situazione economica. E quindi perché questo? Perché la misura del ristoro non è sufficiente per consentire loro di proseguire nell'esercizio dell'attività una volta cessata questa grave situazione sanitaria. E quindi si chiede o in qualche modo di ripensare, diciamo così, non soltanto la misura, ma anche il tipo di rimedio che si è individuato, altrimenti ovviamente chiederanno il risarcimento del danno. Sul DPCM invece, questo è uno dei tanti ricorsi che al momento sono stati presentati, perché a ieri i ricorsi presentati al TAR Lazio erano 67. Ricorsi presentati non soltanto dai ristoratori, ma da tutta una serie di persone che esercitano altro tipo di attività.